Ciao amiche ed amici, andiamo a vedere insieme questo nuovo video. Seguitemi. Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Allora, voglio fare questi ravioli tipo quelli di rana, tipo perché quelli di rana naturalmente sono buonissimi, inimitabili, però provo a farli, li ho visti dal mio amico Davide Zampelli sul suo canale e mi è venuta voglia di farli anche a me. Allora, vi ho messo gli ingredienti all'inizio. Metto subito farina, cacao e il pizzico di sale e miscelo le polveri così. Ok, e ci metto poi le due uova, quindi qui sto facendo la sfoglia per fare i ravioli, che potete naturalmente gestire come volete e fare anche altre cose con questo tipo di sfoglia. Faccio tutto in ciotola, in questo modo. L'acqua la tengo un pochino di acqua perché se l'impasto viene troppo duro ce la metto, come di solito si fa anche con la pasta all'uovo, eh? Questo perché le uova non sono sempre uguali come peso, quindi può capitare un uovo più grande, uno più piccolo. Le dosi, sapete che le dosi per un uovo è un etto di farina, quindi un etto di farina è un uovo. Qui c'è anche il cacao. E quindi, se serve, aggiungerò un po' d'acqua. Continuo ad impastare. Metto un goccino appena appena. E poi, quando vedo che si sta compattando l'impasto, giro tutto sul piano di lavoro per continuare con le mani. Ok, ecco qua. È bello duretto, mi è venuto bello duretto, forse un altro goccino di acqua, però non fa niente, così magari tiene meglio il ripieno. Adesso lo copro cerco di farlo un pochino liscio, questo mio non è venuto proprio liscio, però poi magari lo riprendo. Copro con la pellicola. E lo metto da parte, non in frigo perché non c'è burro, quindi a temperatura ambiente. Poi fa anche freddo. Allora, qui ho preparato la cioccolata fondente e la ricotta. Questa è una ricotta sarda di pecora. Qui c'è la Nutella, quindi 2,50 di ricotta, 2,50 di Nutella, ma potete usare qualsiasi altra cioccolata spalmabile, tipo la Novi, per esempio, che è buonissima. Qui c'è la cioccolata fondente, io ho messo una 70, ma va bene anche 50, 70 è giusta, che faccio a pezzettini così piccolini, tipo scaglie. Non l'ho grattugiata perché sennò verrebbe troppo in polvere, invece così con il coltello va bene. Quindi qui sto preparando il ripieno. Che può essere preparato anche prima perché va messo in frigo, quindi anche il giorno prima. Ecco qua. Adesso mi prendo una ciotola, una bowl, eccola qua. Ci metto prima la cioccolata e il fondente che ho tagliuzzato. Ok. Sopra ci butto la ricotta. Io ho preso questa, ho trovato questa sarda, ma se volete prendetela fresca, meglio di pecora perché è più asciutta, o di capra anche. E altrimenti se usate una ricotta un pochettino più liquida la dovete scolare e far asciugare. Ok. Ora ci metto la Nutella, mamma mia che impasto ragazzi, questo mi viene voglia già di mangiarlo così.
Che profumino. Giro con la spatola perché mi sembra che il cucchiaio non vada bene. Ok. Beh, quest'anno ragazzi il San Valentino di solito la sera si va a mangiare una pizza, al ristorante si va a ballare. Quest'anno siamo un pochino messi male ancora con questo virus, però poi ci scateneremo quando finirà tutto, eh? Quando finirà tutto andremo a ballare come abbiamo sempre fatto, a passare serate con gli amici. Pulisco bene, beh, qui non posso fare a meno di assaggiare, eh? Mamma mia. È buonissimo questo ripieno, veramente buono. Vabbè, adesso lo copriamo e lo mettiamo in frigo. Bene, adesso mi preparo la sfoglia per i ravioli. Quindi io userò la mia macchinetta a mano. Potete farli anche a mano come volete. Io questa macchinetta che ce l'ho da tempo e la uso ogni tanto così per allungare le sfoglie. Allora, la divido a metà. Ok, quindi la passo prima al primo buco, al primo, scusate, alla prima tacca. E poi mano a mano, sapete come si fa, a quella un pochettino più stretta, fino ad arrivare poi alla penultima, perché non deve essere troppo sottile, quindi la penultima va bene, perché potrebbe rompersi l'impasto durante, il raviolo ci potrebbe bucare durante la cottura, quindi non tanto spessa, ma nemmeno tanto sottile. Metto anche un po' di farina, però mi sembra che non appiccichi, non appiccica. Va bene. Continuo. Sì, devo comprare i pezzi per la quinoa, per la planetaria. Ci si può inserire anche il pezzo elettrico. Ecco, vedete, così va bene. Vi ho fatto vedere lo spessore. Però questa macchinetta ce l'ho e va bene così, insomma, senza che mi metto lì a montare. Allora, io uso per tagliare un coppapasta di 8 centimetri. Se li volete un po' più grandini, prendete uno un pochettino più grande, oppure usate una tazza, un bicchiere, però pressappoco, ecco, 8 centimetri, la misura giusta. Ecco qua, mi faccio tutti gli stampini. Ragazzi, sto facendo anche la colomba, devo solo lavorare il video, quindi aspettatemi un attimo se ce la faccio per questa sera, perché comunque devo aspettare per aprire la colomba piccolina per farvi vedere la fetta, per vedere com'è venuta. Sto facendo la ricetta di Renato Bosco, quindi tranquilli che poi ve la posto. Allora, ci siamo, ho preparato tutti i stampini, naturalmente la pasta che mi rimane quando ho ritagliato la ricompatto e ci faccio altri ravioli. Comincio a mettere il composto. Adesso provo con il cucchiaio. Così prendo un cucchiaio e provo, altrimenti uso la sac à poche, che forse è meglio perché così. Quindi mettiamo una cosa giusta, facciamo una prova per vedere quanto composto ci va. Io cerco di farli belli cicciottelli, così quando apriamo ci troviamo un bel po' di cioccolata. Poi il tortello, il raviolo, chiamatelo come volete, va appiccicato per benino, così, prima con le mani, farlo attaccare bene. E poi ci passerò la rotella dentata,
in modo che così rimane un pochino più carino. Io questi adesso vedete che sono tanti perché come dolce insomma se ne mangiano tre, massimo quattro, e me li surgelo così quando voglio fare un dolcetto volante me li preparo. Eccoci, lavo i pezzettini e va bene così. Sono fatti a mezzaluna, però volendo si possono fare anche quadrati, penso, eh. Non necessariamente dobbiamo farli uguali a quelli di Ranna. Ecco, vedete che con la sac à poche qui ho accelerato un pochino il video, velocizzato. Si fa prima e vengono più precisi. Bene, continuo fino all'esaurimento. Esaurimento degli ingredienti, non il mio. Vabbè, scherziamo un pochino. Ho detto all'inizio che questa è una ricetta che ho ripreso dal mio amico Davide Zampelli, che è uno chef del Trentino Alto Adige, molto bravo, giovane, simpatico, mi piace molto, quindi qualche ricetta la riprendo da lui. Qualche suggerimento. Io non sono una pasticcera e nemmeno una cuoca, però ogni tanto sul mio canale, oltre al pane, mi piace mettere cose diverse. Ecco qua, ecco i miei ravioli pronti per surgelare un pochino e un pochino li vado a provare e adesso pensiamo a come farcirli, a come presentarli. Quindi ci prepariamo salsine, cremine, quello che più ci aggrada, però li facciamo bollire, naturalmente li facciamo cuocere in acqua bollente per 4-5 minuti e poi andiamo a farcirli. Qui ho fatto una salsina con le fragole, e qui ho messo le pere in padella, l'ho fatto cuocere, poi ci ho ripassato dentro i ravioli. E insomma, potete sbizzarrirvi come meglio vi piace, potete mettere la granella di pistacchio e tantissime altre cose. E Davide, per esempio, ha fatto una salsina con il peperoncino, molto molto invitante. Bene, amici, vi ringrazio della visione, ciao a tutti e ci vediamo al prossimo video.